in virtù dell'amicizia con il comitato Ascoltami, che è composto da migliaia di persone che hanno subito reazioni avverse per la vaccinazione anti-Covid, e anche con Playmaster Movie di Alessandro Mori, che è produttore e co-regista insieme a Paolo Cassina del film Invisibili, che tratta appunto della tematica delle reazioni avverse da vaccino, ritenendo che fosse indispensabile penetrare anche nelle istituzioni per aprire un dibattito su queste tematiche, già il 18 gennaio avevamo chiesto al Comune di Roma, per il tramite dell'onorevole Fabrizio Santori, che è il presidente del gruppo Lega in Campidoglio, avevamo chiesto appunto la concessione della sala protomoteca per la realizzazione dell'evento Invisibili, il film che tutti devono vedere. Eravamo già pronti, la proiezione sarebbe dovuta avvenire lunedì 13 febbraio, e se non che con una comunicazione del 6 febbraio la giunta capitolina comunica all'onorevole Fabrizio Santori di aver modificato pochi giorni prima, il 2 febbraio, di aver modificato la disciplina per la concessione delle sale capitoline in senso restrittivo. Quindi sulla base di questa nuova disciplina veniva comunicato il diniego per l'utilizzo della sala. Leggiamo dalla nota di comunicazione di diniego dell'utilizzo della sala protomoteca che, a dire della giunta, in particolare, la disciplina prevede all'articolo 1,8 che l'autorizzazione delle sale possa essere negata, tra l'altro, in presenza di tematiche delicate e oggetto di forti contrasti che attengono esclusivamente alla coscienza dei singoli, per la loro incidenza sui diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Orbene, prosegue il Comune di Roma, le tematiche oggetto dell'evento in questione appaiono essere estremamente delicate se sol si considera che hanno riguardato la salute collettiva del Paese e generato forti contrapposizioni, tanto da richiedere specifici interventi legislativi sulla vaccinazione Covid-19, di recente ritenuti legittimi da parte della Corte Costituzionale. La nota continua affermando: da ultimo non si può trascurare il fatto che una iniziativa su un argomento così sensibile, anche a causa delle gravi conseguenze sanitarie per i singoli e per la collettività in ragione dell'emergenza pandemica da Covid-19, svolgendosi in un luogo istituzionale, potrebbe comportare, in assenza di oratori che siano rappresentativi di opinioni divergenti da quelle dei relatori presenti, la percezione nell'opinione pubblica di una condivisione, ancorché tacita, delle opinioni espresse nel corso del dibattito da parte dell'amministrazione di Roma Capitale. Ebbene, sulla base degli elementi forniti in sede di richiesta, le questioni che si intenderebbero trattare in occasione dell'evento, prosegue la nota della Giunta, relative alla realizzazione avverse provocate da vaccini e in particolare quelle scaturenti da vaccinazioni anti-Covid-19, con proiezione di un documentario su tali reazioni, indubitabilmente ricadono proprio nella fattispecie prevista dalla modifica regolamentare, di cui alla delibera della Giunta Capitolina numero 38, che è quella in base alla quale è stato disposto il diniego per la concessione della sala. Il contenuto del diniego, per come fatto pervenire dalla Giunta Capitolina, ha imposto una nostra immediata reazione. Quindi, con PEC del 9 febbraio, abbiamo scritto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del Partito Democratico, al presidente dell'Assemblea Capitolina, l'onorevole Svetlana Celli, per conoscenza anche a Fabrizio Santori, e poi a tutti i presidenti dei gruppi politici presenti in Campidoglio. E abbiamo insomma articolato una nota abbastanza analitica, nella quale abbiamo segnalato alcune cose importanti, ad esempio che la possibilità che dalla vaccinazione anti-Covid derivino menomazioni della salute della persona o addirittura la morte non è una convinzione personale, ma è un fatto notorio confermato dai rilevamenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che nell'ultimo report attesta della correlazione tra decessi e migliaia di reazioni avverse gravissime con il vaccino. Abbiamo segnalato che sono i milioni, 48 milioni di persone che hanno fatto due dosi di vaccino e come già nel gennaio del 2022 sia stata modificata la legge 210 del 92 per introdurre anche la vaccinazione anti-Covid tra quelle che possono determinare un indennizzo che è a carico dello Stato ispirato al principio della solidarietà sociale e che quindi il Comitato Ascoltami è formato da
proprio dalle persone individuate all'articolo 1 bis della nuova legge, per come novellata, 210 del 92, e proprio perché hanno subito un grave pregiudizio della vaccinazione anti-Covid, e che quindi tutte queste persone stanno incontrando difficoltà enormi nella individuazione delle cause, delle diagnosi più appropriate, delle cure adeguate, dell'indennizzo e degli indennizzi che gli sono dovuti per legge. Quindi i componenti del comitato ascolto mi corrispondono ad una minoranza della popolazione vaccinata, o almeno questo è ciò che emerge dalle, stando alle correlazioni vaccino-reazioni avverse attestate nei report dell'AIFA. E poi abbiamo contestato le premesse citate dalla delibera numero 38, perché in realtà è stato citato in modo errato l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la quale al primo comma stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione e che tale diritto include la libertà d'opinione, la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiere. Quindi il diniego alla concessione dell'uso della sala in favore del comitato ascoltami si risolve in un grave atto di discriminazione, di segregazione e di censura ingiustificate, e che è perpetrata dalla Giunta del Comune di Roma contro le persone che, nel rispetto dell'obbligo normativo e per motivi di solidarietà sociale, hanno subito reazioni avverse da vaccino anti-Covid. Con lo stesso reclamo abbiamo anche chiarito come questo diniego sia in contrasto con il principio di non discriminazione secondo l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che recita che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, quelle politiche, di qualsiasi altra natura, comprese il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. E che lo stesso principio è già espresso dal nostro articolo 3 della Costituzione, dal principio di uguaglianza, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, religione e di condizioni personali o sociali. Ancora, e questo è un fatto assolutamente saliente, perché si tratta proprio del Comune di Roma, quel diniego è vietato ai sensi dell'articolo 1,2 dello stesso Statuto di Roma Capitale, la quale impronta l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento delle attività dei suoi organi e degli uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche. Alla fine è l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita e le disabilità. Per tutto quello che abbiamo detto, la decisione negativa del Comune di Roma è sicuramente arbitraria, ingiusta e ingiustificata, perché il Comitato Ascoltami non ha mai inteso indirizzare o condizionare l'operato delle istituzioni sanitarie o politiche e nemmeno porre in essere battaglie divisive e ideologiche con il resto della cittadinanza o con altri gruppi. Al contrario, esso ha operato dall'inizio al solo fine di trovare un ascolto che gli viene negato e il legittimo riconoscimento delle sopravvenute disabilità al fine di individuare cure adeguate e il giusto indennizzo, così come è previsto dall'articolo 1 bis della legge 210 del 92. Questo diniego che noi contestiamo in modo forte non trova neanche fondamento nella lagnanza del Comune di Roma, secondo la quale il solo fatto di ospitare un evento di questo tipo all'interno di una sala di sua proprietà avrebbe potuto indurre la cittadinanza a ritenere che il Comune stesso condivideva e faceva proprie ciò che veniva rappresentato con il film. Ma questa è una contestazione che non regge, perché è stato il comitato promotore, quindi sia Avvocati Liberi, il comitato Ascoltami, Playmaster Movie, i quali da subito, avendo l'esigenza e la necessità di estendere questa tematica così attuale e fondamentale alle istituzioni, si erano premunite di invitare tutte le autorità politiche sia del Campidoglio sia altre,
e anche le autorità in campo scientifico che potessero intervenire in una dialettica anche aspra, ma sempre pacata e civile, su tematiche che sono di importanza vitale, è proprio il caso di dirlo, e che riguardano circa il 90% della popolazione che ha ricevuto almeno due dosi di vaccino anticovid. Per queste ragioni il comitato promotore, composto da Avvocati Liberi, il comitato Ascoltami, da Playmaster Movie, continua in questa battaglia. È fondamentale che ciò che sta accadendo venga diffuso e venga reso noto a tutta la cittadinanza. E ancora più importante è che la stampa e che le istituzioni scientifiche, le istituzioni politiche, queste ultime due in primo luogo, si facciano carico di ciò che sta accadendo e affrontino con senso di responsabilità, all'insegna dell'interesse nazionale, un problema serissimo che non dovrà ripetersi mai più. E proprio per questo lunedì 13 febbraio, lo stesso giorno che era stato già individuato per la realizzazione dell'evento, il comitato promotore terrà una conferenza stampa a Roma, in piazza Campitelli 9, alle ore 19 circa. E allora, siccome siamo chiaramente in presenza di un'offesa, di una lesione ai diritti inalienabili della persona umana e dei cittadini, di tutta la cittadinanza italiana, ma in particolare di quelle che ha già manifestato le reazioni avverse dal vaccino anti-Covid, Avvocati Liberi non può rimanere a guardare, Avvocati Liberi non tollera e non sopporta la discriminazione di gruppi sociali, vieppiù se i gruppi sociali sono proprio quelli che avevano e si erano fidati delle istituzioni offrendosi ad un trattamento vaccinale obbligatorio e non obbligatorio, ma comunque sospinto e incentivato con una campagna informativa e propagandistica martellante. Quindi noi continueremo a chiedere le sale del Comune di Roma, insieme agli amici del Comitato Ascoltami e di Playmaster Movie, perché le istituzioni, quelle sale sono istituzionali e sono pubbliche e devono essere concesse in uso anche a noi, con l'auspicio che anche le istituzioni scientifiche e politiche partecipino affinché tutta la cittadinanza sappia ciò che sta accadendo. Mac te animo.